E allora eccoci qui 5 minuti dopo le 6 del mattino di questo sabato 7 agosto 2021. Parte, come avete sentito, una nuova puntata di Non Stop News su RTL 102.5. Buongiorno a Barbara Sala. Eccoci qua, buongiorno a Enrico Galletti, quello sullo sgabellino, sul banchettino, anche se in realtà il banchettino dell'Azzolino qua non ci stava, perché poi abbiamo ricevuto anche noi la direttiva ministeriale che va cambiata, ci ha detto il ministro. Insomma, questo qua al social corner, Massimo Lonigro. Eccoci, buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno Enrico. Sì, mi manca, devo dire, un po' il banchetto di Milano, però comunque ci adattiamo, lo sapete. Il banchetto, sì, certo, a rotelle. Allora, attenzione, c'è subito un'ultima ora: il nostro premier Mario Draghi non andrà in vacanza. Lo volevamo dire, perché poi insomma ne parleremo anche nello spazio social. Perché di vacanze parliamo questa mattina in linea diretta insieme a voi allo 02 25 15 15. L'avrete già sentito nelle anticipazioni, in coda al giornale orario. Allora, vi vogliamo chiedere: che cosa preferite? Una vacanza breve ma intensa, oppure insomma, l'alternativa qual è? Lunga ma un po' più... ma un pochino meno comoda. Cioè, io ho in mente, che ne so, 1-2 settimane in albergo, perché insomma poi iniziano anche a costicchiare, dove sei servito e riverito, non fai la spesa e non lavi un piatto e non rassetti il letto, versus un appartamento che magari puoi affittare per un mese intero, ammesso di avere un mese di vacanza, però lì te lo devi pulire, devi cucinare, devi fare la spesa. Evidentemente. Allora, voi cosa avete scelto? Raccontatecelo 0225 1515 o i vostri messaggi al 378 378 1025. Sulle vacanze, vacanze brevi, vacanze lunghe, tipi di vacanze, cioè meglio comprimerle ma non farsi mancare niente, in stile villaggio, possiamo dirlo. Mm-hmm, sì. Oppure insomma meglio la soluzione, ad esempio, l'appartamento per 15 giorni per prendersela un po' più comoda. Come dire, riflettevo su questo tema e pensavo: se uno va in ferie d'estate, prende un appartamento, può permettersi di fare una giornata interamente di sonno, no? Di dormire. No, sì. Se fa 15 giorni per riposarsi. Okay. Se uno va in un villaggio, è un po' più... è difficile. Con tutte le occasioni che ci se sono. Se sei da solo, non hai famiglia, non hai figli, sì, ti chiudi in camera, le occasioni. Ma dove sono queste occasioni? Dove andato? Barbara, torna qui! Sì, chiedo Barbara, scusa. Barbara ha abbandonato gli studi, la prima volta che accade da quando siamo in esterna, è vero sì, Marzi? Sì, esatto, c'è della rabbia repressa, noi adesso provvederemo a sedarla. Ma dove siete tutti? Sì, siamo qui. Non voi. Lo so. Che siete i miei badanti. No. Chiediamo aiuto veramente a Luca, lo 02 25 15 15. Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ti ho sentito. Buongiorno Luca, come stai? Benone, grazie, voi anche? Sì. Oddio, hai sentito? Tiriamo avanti, qua tutti a dire che nelle vacanze dei villaggi si fa. Qui io più che passeggini non succede niente. Dove ma sono perché tutti? Voi siete venali, pensate sempre a quelle cose lì che si fanno in camera. Io pensavo all'acqua gym, il tutte femmine della mia femminfone. Per me Enrico, diciamo, appunto, non vado a caccia di mille. Vabbè Luca, scusaci, prego. Mi sentite? Sì, sì, sentivamo anche prima che non eravamo impegnati a parlare tra di noi. Esatto, infatti mi sono perso nei discorsi. No, niente, comunque, ma infatti torniamo RTL, su di te allora. Sappiate che è anche mia. Bene, di dove devo sei e come ci segui? Mi sto seguendo in radio. Adesso siamo diretti verso la Puglia, siamo partiti da Brescia ieri sera e noi cerchiamo di trovare il compromesso tra appartamento e invece soluzione comoda, cioè non faccio niente, mi godo la vacanza e faccio fare i mestieri alla ragazza. Tua fidanzata o è una ragazza che viene apposta a fare i mestieri? No, la mia fidanzata. Ma dici così con nonchalance, ma scusa, ma lei non ha diritto di riposarsi? Come? Dico, lei non ha il tuo stesso diritto di riposarsi? Certo, ma infatti dico così perché non mi sente, perché è sull'altra macchina. Ragazzi, è già single. È già single. Però la cosa che vorrei capire è dove sta la differenza in questo caso tra la vacanza e la vita di routine delle altre 50 settimane. Esatto. Io cucino e lei fa gli altri. Va bene, vi dividete i compiti. Bravi. E quindi insomma scegliete la casa in modo tale che abbiate più libertà di movimento, possiate organizzarvi come credete. Grazie mille Luca per essere stato grazie con noi, ragazzi. Buona giornata. Ciao a voi, ciao.
Ciao, grazie. Ancora 0225 1515. Tra poco, adesso però ci sono le notizie in breve. Torniamo in diretta in Non Stop News RTL 102.5, la prima radiovisione italiana. Stiamo chiacchierando con voi allo 0225 1515 del modo in cui avete scelto di organizzare la vostra vacanza. Meglio un periodo più corto ma completamente, diciamo, accessoriato, pieno di comodità, o magari un periodo più lungo, sono a possibilità di prendere più ferie e magari però, ecco, un po' più spartano. Ci arrivano già molti messaggi al 378 378 1025. Ciao RTL, noi abbiamo optato per una vacanza a Riccione, breve ma tutta completamente accessoriata. Laura, Emanuela, Alessandro, Andrea, li salutiamo. Ovviamente scriveteci anche voi e andiamo in diretta da Daniele. Buongiorno. Buongiorno RTL, anche mia. Ciao Daniele, benvenuto. Da dove ci chiami e come ci segui? Vi chiamo dall'autostrada 14, sono di Porto San Giorgio e ho cominciato il mio viaggio di tutti gli anni verso la Spagna con la macchina. In Spagna? Sì. Ti controlleranno alla frontiera, ti chiederanno qualche cosa? Sai che proprio ieri abbiamo parlato di Spagna e Grecia in un'intervista. Non lo so, nel caso del Green Pass, quindi andiamo avanti. Sei a posto, sei a posto. Allora, la tua concezione di vacanza rispetto anche a quello che hai sentito prima di venire in onda con noi? Servito e riverito in hotel. Ok. Quindi, insomma, magari dici, un faccio, po' più breve. Esatto, sì. Per quanto tempo? Anche fossero 3 giorni, però in totale relax, ristorante, tutto completamente relax, senza dover fare il letto, senza dover fare una lavatrice, nel mio l'appartamento lo lascio agli altri. Ma con chi vai in vacanza? Con mia moglie e dico, adesso il viaggio lo faccio da solo, mia moglie è già lì. E la vacanza quest'anno è a casa dei suoceri perché abbiamo una bimba di 3 mesi. E niente hotel, quest'anno si va in appartamento dei suoceri. No, ti chiedevo proprio della famiglia, perché poi con i figli la solfa cambia, soprattutto se sono molto molto piccoli, come nel tuo caso. E vedremo. Secondo me è impossibile andare in albergo. Guarda, secondo me è impossibile andare. Ma perché gliela devi gufare? Ma infatti lui va dai suoceri, ha scelto anche lui l'appartamento. Capito? Quest'anno. Perché quando sono così piccoli e piangono ad ogni ora del giorno e della notte, e tu sei in una camera d'albergo e lì sei confinato, non puoi far niente, vuol dire che l'altro non può dormire. In una casa ti puoi muovere, ti puoi spostare, insomma, è diverso, però ci racconterai. Di contro, magari in una casa affitta. Prossimo questa scelta. Certo, sì, no, vedi anche come va quest'anno. Lo dicevo, in una casa affittata, di contro magari si possono stufare, no? I bambini si possono annoiare e non sai che fargli fare, magari in un hotel. Ma 3 mesi, no, che fa? Da 3 mesi ma noi parliamo dei bambini in generale. Ma li lasci a casa, così, vabbè. Va bene, tutti Daniele. Chiama il telefono azzurro. Esatto, grazie mille per averci chiamato. A questo punto ti auguriamo buone vacanze, buon viaggio. Grazie mille, almeno mi fate compagnia fino a 20 miglia. Ciao. No, ci fa molto piacere. Ma poi dopo con lo streaming, scusami, c'è l'app, no? Eh sì, nel caso, nel primo rifornimento che faccio, scarico l'app. Bravo, scarica RTL 102.5 Play da tutti gli store e segui RTL 102.5 in streaming. Allora, c'è Enzo da Novara che al 378 378 1025 sintetizza lo stesso concetto che avete appena sentito da questo nostro ascoltatore. Insomma, lui dice: meglio un giorno da leone o 100 da galline. Le ferie sono ferie, quindi devi staccare mentalmente che fisicamente. Ma se fai pochi giorni non stacchi un tubo, scusate. No? Buongiorno! La nostra prima ora insieme, quella dedicata alle chiacchiere con voi. Com'è, scusa? Buongiorno! Quanto entusiasmo immotivato. Buongiorno! Ok, dai. Così ci siamo settati. Fatela voi la radio. Ma fatela voi. No, scherzi a parte, buongiorno era azzeccato, perché ovviamente abbiamo... Chi abbiamo lo 0225 1515? Stanno arrivando altri ascoltatori. Mi sa che avevamo Gianluca, ma è caduto. Va bene, lo recuperiamo tra poco. Al 378 378 1025 arrivano molti messaggi, anche relativamente a quello di cui stavamo parlando prima, no? Il tema dei bambini in vacanza, quindi come influenza la scelta di una sistemazione più o meno accessoriata. Ci scrivono: questo è l'ultimo giorno di una meravigliosa vacanza trascorsa in un appartamento a Va San Foca. Ragazzi, che dire, non importa se hotel o casa, anche se si hanno
hanno bimbi come nel mio caso, l'importante è la località che si sceglie, perché cambia molto la prospettiva. Verissimo, ci sono delle, ma ne abbiamo parlato qualche giorno fa, le mete particolarmente friendly, per quanto mi riguarda, Santi subito per l'estate, la Riviera Romagnola, e per l'inverno il Trentino Alto Adige. Ah, certo. Lì sono proprio, ci sono delle strutture pensate proprio per i bambini, ma dalle cose più semplici alle attività un pochino più evolute. Santi, Santi subito. È vero, è vero. Io vado in vacanza con le mie amiche, siamo amanti delle comodità. Andiamo in albergo, ognuna con la sua camera, pranzo e cena al ristorante, meglio pochi giorni ma con tutti i comfort. Ci scrivono al 378-378-1025, la stessa linea, no, dell'ascoltatore precedente. 02 25 15 15, chiamateci, aspettiamo voi e subito andiamo da Ciro. Benvenuto. Cos'è, una comitiva, Ciro? Ma quale comitiva, è una famiglia, sono numerosi. Sì, no, comitiva come sinonimo di gruppo, ecco, nel senso, siete un gruppo. In quanti siamo, siete? Siamo in sei. Siete e dove, in sei. Da dove siete partiti e dove andate? Allora, siamo partiti da Milano e stiamo arrivando in Puglia, al camping della Masseria, con la roulotte. Ok, la roulotte. Ma a che ora siete partiti da Milano? Io sono in viaggio da ieri pomeriggio alle 3. Ah, però, insomma, dai, quindi si può dire che non manca moltissimo, ecco. No, no, siamo quasi arrivati, ma me la sono presa con comoda, perché le vacanze queste, staccare la spina e andare con calma, perché poi quando si ritorna, ciao. Senti, ma Ciro, ti volevo chiedere questo, no? Siccome qui c'è un dibattito, ad esempio, tra l'appartamento e l'albergo, quindi albergo con tutte le comodità, l'appartamento con un po' meno comodità, uno può dire il camper praticamente di fare tutto tu. No, tutto è la roulotte, da solo. È diverso. Vabbè, è diverso. Roulotte e camper, mettiamoli insieme in questo caso. Ho avuto anche il camper, adesso ho la roulotte e diciamo che ci sono i pre e i contro. I contro sono che devi andare piano, strada, non puoi superare i limiti. Mentre invece però è che tu lasci la rura e poi la Puglia è bellissima, viaggi in macchina e giri un attimino tutto. Cosa che invece col camper non riesci a fare. Forse il camper è un po' più comodo, ma poi una volta che sei lì non puoi girare, nel senso che la parte motore è attaccata a tutto. Ho reso l'idea, l'ho spiegato. L'hai bene. Resa proprio perfettamente. Mi chiameranno a vendere fra le televendite di roulotte probabilmente. Buon arrivo in Puglia, ok? Grazie. Salve. Allora, ci spostiamo, Massi, da Nicola, è vero? Esatto, Nicola, ti facciamo un saluto intanto e poi riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, Nicola, di dove sei al volo? Sì, dalla Calabria. Dalla Calabria, ripartiamo da te tra pochissimo. Anche mia. Vai, grandissimo, vi aspettiamo. 02 25 15 15, ultime notizie. Mare Chiano, It, su RTL 102.5. Come l'avresti fatta? Scusate, c'è Vigiani in zona, se n'è già andato? Perché qui è l'unico, poi chiamatelo, perché è l'unico che può pronunciarlo in modo corretto. Insomma. Dai, questi siamo. Questo da Cremone, c'è Mare Chiano. Convento. Che devo fare? Vabbè, dai. Che devo fare, però. Tenta ancora, diciamo, si ostina, persevera. Torniamo in diretta allo 02 25 15 15. Avevamo salutato Nicola, di nuovo buongiorno. Buongiorno, buongiorno. RTL anche mia. Molto bene. Allora, Nicola, dicevi le tue ferie ideali, quelle che stai per fare, ok? Hai fatto. Allora, mi resta l'ultima settimana di lavoro e poi parto il 15 d'agosto, me ne vado a Palermo una settimana, tutto pagato. Cioè, nel senso che hai già pagato o qualcuno ha pagato per te? No, nel senso che va a casa da mamma e papà. No, la famiglia con due bambini piccoline, due gemelline di un anno, Carol e Matilde, me ne vado con mia moglie là. Ok. È il tutto pagato che c'ha. È il tutto pagato, sì, nel senso tutto che... pagato, tutto servito e riverito. Ah, ok, no, ma noi non mettevamo in dubbio che tu avessi dei debiti, tutto pagato, no. Sappiamo che tu sei onesto e paghi. Quello che ci sfugge è se hai pagato un appartamento, vai dai parenti. No, un hotel. Ce l'abbiamo fatta, mi sento Bonolis con al telefono e avvisati. Ho preso quell'hotel che si affaccia con gli scivoli sul mare, che ha gli scivoli più grandi d'Europa. Oh, bello, quindi insomma in un hotel una settimana, si affaccia sulla spiaggia di Mondello, Scopello, la riserva dello Zingaro.
Sì, vabbè, sì. Dici anche quanto hai pagato, va. Guarda, 6 giorni mi sono usciti 1900 euro. Solo? Per tutta la famiglia? Pensione completa? Sì, pensione completa. No, all inclusive, se voglio da bere, in piscina. Anche l'open bar. Sì, sì, open bar, tutto. Mi sembra per le settimane centrali di agosto. Beh, un prezzo quasi regalato, 1900 sì, euro. Sì, infatti. Erano gli ultimi posti. Ma prenoto, ragazzi, adesso io fingo un malore qua. Mi prenoto solo per andare a vedere la struttura. Se davvero è così, perché mi sembra un po' bassa la cifra per la stagione. Comunque, beato te, vedrai che i bimbi si divertiranno come i matti, perché le alternative sono due: o i bambini li legate sotto l'ombrellone, come sostengono da inizio estate, o li lanciate giù per gli scivoli. Vai che sei grande, Nicola, scendi lo scivolo. Bravo. Poi qualcuno lo recupera. Buona giornata. grazie a voi, buon lavoro. Ciao Nicola. Allora, continuiamo. 02251515 ci ha chiamato Paolo, benvenuto. Ciao, come state? Tutto bene? Ma noi bene, tu? Benissimo, guarda, siamo in viaggio, stiamo andando da Monza a Castellabate, nella mitica località dove hanno girato Per l'ultimo al sud. Sì? Sì. È il quarto anno che andiamo, abbiamo tantissimi amici là che ci aspettano, quindi direi assolutamente un aspetto ultra positivo. Bello, ma anche tu fai la differenziata lanciandola dalla finestra? Ricordi una delle scene del film, assolutamente. Il vigile o la vigilessa, adesso non ricordo, ad aspettarlo sotto casa. Sì, cioè, sono quelli della nettezza urbana che fanno così, urlano e quelli buttano, solo che Bisio non comprende che la differenza. Ah, si funzioni, guarda cosa fanno, lanciano di Monisa dalla finestra. In realtà era la differenziata fatta così in modo un po' artistico. Cos'è che dice un forestiero quando viene al sud piange due volte, quando arriva e quando riparte? Sì, esatto. Benvenuti al sud, no? Sì. Allora Paolo, come sei sistemato da quelle parti? Che cosa hai prenotato? Andiamo in una casa da un nostro amico che insomma, ci occupa da diverso tempo, e poi dal quarto anno ci troviamo da Dio, perché è veramente uno spettacolare. Siamo proprio nella città vecchia ed è bellissimo. Paolo, ma il tuo amico vi ospita gratis? A mappa, come si oppure... dice, oppure vuole essere pagato? Gli paghi il disturbo? No, si paga il disturbo. Abbiamo trovato la ciotola, nel senso che comunque c'è la casa, perché di fatto ovviamente la luce gas. Sì, assolutamente. E quindi i prezzi sono giusti, una vacanza riposante assolutamente da questo punto di vista, perché ma quanto state? Siamo quasi 3 settimane praticamente, 2 settimane e mezza, quindi siamo partiti. E tu ti riposi perché in casa c'è qualcuno che fa. Ci pensa mia moglie, che dico me. Appunto! Ecco, via! E lei l'ha detta. Io sono copione si ripete dal mio punto di vista. Va bene, Paolo, ti auguriamo di fare buone vacanze, ok? Anche a voi tantissimo, siete in gamba e passa l'aspirapolvere, spassala pure tu l'aspirapolvere ogni tanto. Sicuramente fra poco arriviamo, mozzarella di bufala, la grande battipaglia, le ritireremo perché sono fantastiche. Sì, ma non ti è stato chiesto questo, non cambiare argomento, ti è stato chiesto di passare lo scopettone, non di fermarti a prendere le mozzarelle. Oh. Scusami, Ciao. Chiedo umilmente scusa. Ciao Paolo, grazie. 02 25 15 15, aspettiamo voi. Ci sono i The Fray, You Found Me, alle 6:41 minuti in diretta qui su RTL 102.5 Non Stop News. Vi teniamo compagnia come sempre fino alle 9 e fino alle 7. Chiacchieriamo con voi 0225 1515 e 378 1025. Oh, c'è anche del pessimismo, però devo dire tra i messaggi non mi fa molto piacere. Non andate in vacanza, tanto poi dovete tornare a lavorare. Ho capito, vabbè, ma se ragioniamo c'entra? Così allora facciamo niente. Ricordati che devi morire. È la stessa cosa. Cioè fatemi morire serena almeno. Sono un po' abbronzata, un po' più tonica. Abbronzata dove? Sono abbronzatissima. Faccio vedere il segno. No.
6:48, torniamo in diretta in Nonstop News, RTL 102.5. Stiamo chiacchierando con voi in linea diretta allo 02 25 15 15, del modo in cui state organizzando, avete organizzato la vostra vacanza, meglio un periodo più breve ma comunque molto molto, diciamo, servito, accessoriato, oppure un periodo più lungo potendoselo permettere e magari, non lo so, fare qualche rinuncia e farlo un po' più spartano, diciamo così. Esatto, stiamo parlando di questo, lo 02 25 15 15. Devo dire che al momento vince la comodità, sì, vince la brevità, il concetto di meglio una vacanza più breve ma serviti e riveriti, ecco, no? Come dire, fa più vacanza e permette magari di rilassarsi un po' di più. Andiamo da Elia, sentiamo che dice allo 02 25 15 15, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao Elia. Ciao. Come Elia, va? Buongiorno. Bene. Bene, tu come stai? Bene, anche se mi sono svegliata alle 4 del mattino, ma va tutto bene. Ma sarà per una buona causa? Stai andando al mare in vacanza? Sì, a Favignana. Beh, bellissimo, dai. Ne vale la pena. Non è dove sono, non è in Puglia, giusto? Sì, dove no, sono? No, no, dov'è, no, Favignana? Favignana, sì. No, no. Sicilia. 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 Io ho tentato di darvi il suggerimento. Ma sono io quello che è. Ma non lo sapevano manco loro che sono in macchina. No, no, Favignana. Avete messo il navigatore. Hanno detto ciao. Hanno detto noi cominciamo a scendere. Poi vediamo giù che strada prendere. Se a sinistra verso la Puglia o in qualche modo attraversare lo stretto e andare in Sicilia. Da dove siete partiti, ragazzi? Da Roma! Da Roma, bene. Ma guarda, bene. Noi prendiamo la nave da Napoli perché comunque farti una tirata è un po' dura. Meglio la nave. L'abbiamo fatto l'altro anno e non è andato molto bene. Cioè? Che è successo? Cioè che abbiamo fatto tipo 10 ore di macchina senza mai fermarci. Molto. Senza fermare. E la pipì? La pipì! Abbiamo trovato un modo. Però quanto sei non attivo? Voglio saperlo, non voglio saperlo. Quanto sei attivo per esserti svegliato alle 4? Eh? Dico quanto sei attivo, bello vivace per esserti svegliato esatto, alle 4. Perché sapevo che andavo a Pignana e io dovevo essere attivo, ovviamente. E quindi sei felice. Va bene, dai. Certo. Ti auguriamo una buona vacanza. Grazie mille per averci chiamato. Sì. Speriamo di farvi compagnia nel viaggio. Grazie. Ciao. A voi ragazzi, complimenti. Ciao. Ciao, godetevela, godetevele queste vacanze meritate. 02 25 15 15, andiamo da... C'è Luigi, buongiorno. Buongiorno, RTL anche mia. Oggi è il giorno... Delle comitive, delle comitive. Caro Luigi, dove vi trovate, chi siete? Allora, siamo in due in macchina più un gatto che si chiama Zoe. Dietro di me ho mia moglie con mia figlia in macchina con un altro gatto che si chiama Kiki. E stiamo andando in Puglia, nella provincia di Brindisi, a casa dei nostri genitori e farci questi 15 giorni di vacanza in Santa Pace. Ma tutti su una macchina? Dopo un anno. Ci stavate? No. E le valigie? Le valigie, allora metà nella mia macchina e metà nell'altra macchina di mia, per di mia figlia. Ce ne vogliono due. No, 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 perché mia figlia quest'anno ha voluto scendere con la sua macchina per farsi le vacanze per fatti suoi e noi invece ci facciamo le nostre vacanze per fatti nostri. Bene, tutto bene. Qua. Poi insomma avete anche scelto di viaggiare con i vostri animali, che magari è certo. Bellissimo perché si fa un'esperienza insieme, però può non essere sempre comodissimo, quindi insomma anche questo vi fa un onore. Grazie Luigi per essere stato con noi, ovviamente un saluto a tutta la comitiva. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, 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 buon viaggio. Al 378-378-1025 arrivano molti messaggi per capire un po' come organizzare questa, questa vacanza. Tra poco li leggeremo e ovviamente vi teniamo compagnia in viaggio. Siamo partiti dalla Puglia per il Trentino. Controcorrente, ci scrive un'ascoltatrice. Senti qua come strizziamo poi, eh? Ecco, laddove possibile un po' di testosterone nel disannuncio del disco perché ce n'è bisogno. Va. No, no, chiedo scusa, è partito il chip, ma si è spaccato un bicchiere. Cantavano così in quegli anni. Ma sì, si faceva, Stay in Alive, l'avete riconosciuta direttamente dal 1977 a chiudere questa prima ora di Non Stop News, però abbiamo ancora spazio per alcune telefonate. Accogliamo Ketty al 02 25 15 15, oh. Ciao. RTL anche mia.
Molto ciao. Bene, da dove ci chiami e come ci segui? Allora, noi siamo in viaggio, stiamo andando a San Benedetto del Tronto e siamo della provincia di Como. Bene. Allora, Katie, sì. La parola d'ordine però non ce l'hai detta. Sì, l'ho detta, ma stavate cantando Piccola Katie, grazie. Ah, vedi, vedi, per scusa. Questo. Sì, ciao. Ci sono delle priorità. La ridiciamo insieme. RPL, dai. Che bello. Quanti siete, Katie? Siamo io, mio marito e il mio piccolo di 4 anni. Quanto siete felici di tutto ciò che vi aspetta? Felicissimi perché non ce la facciamo più dopo tutto quest'anno. Ci sta, dai. Quanti anni ha tuo figlio? Hai detto 4? 4, sì. Quindi non ha ancora l'incubo dada. O hanno fatto la dada anche all'asilo? Un po' di dada anche all'asilo, sì. Sì, un po' sì. Ecco. Infatti ce la basta, non ce la faccio più col computer. Ecco, anche una prece per quelle mamme che magari hanno in smart working o quei papà in smart working e avevano accanto un bambino di 4 o forse anche di meno, intento a costruire qualche cosa con la maestra collegata in video. Una prece. Vero, brava, brava. Katie, ti auguriamo buone vacanze, grazie mille per essere stata con grazie noi. Grazie mille a voi. Un bacione, ciao ciao. Ciao. Buone vacanze a tutti. Ciao. 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 Andiamo da Alessandra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alessandra, buongiorno, che è il nome di un altro album dei Pooh per inciso, tra l'altro. Siamo Piccola Katie e Alessandra, proprio siamo figli dei Pooh. Come ci segui, cara Alessandra? Come? Come ci segui? Allora, noi siamo in viaggio con il nostro furgone, con la moto caricata, direzione Puglia. Tutti in Puglia. Dove andate di bello? In Sant'Isidoro, Nardò, tra Gallipoli e Porto Cesareo. Ma che vuol dire noi? Con chi sei? Con il mio compagno che mi sopporta. Sembrava che l'avessi detto un po' come se fosse viceversa, nel senso portarlo, a parte che è una cosa reciproca. Esattamente, ma siete in albergo da parenti? No, siamo in un appartamento, quindi fai da te. Ma per quanti giorni? 2 settimane, ma noi siamo già in viaggio dai primi di agosto. Abbiamo fatto tappa in Romagna, a Cattolica. E stamattina siamo partiti e siamo in viaggio verso la Puglia. 2 settimane. Bene. Poi arrivate lì, piazzate e vi muovete con la moto. Esattamente. Perfetto, mi sembra un ottimo programma, cara Alessandra. Grazie mille, continua a seguirci e quindi buona estate. Certamente anche a voi, ragazzi. Ciao, ciao. Grazie a tutti per aver chiamato. Adesso le ultime news nel giornale orario con Max Viggiani. Buona giornata, RTL 102.5 Non Stop News in diretta dalla Sardegna con Enrico Galletti, Massimo Lonigo, la Social Corner e Barbara Sala. Grazie a Manuel Bella e Roberto Bazzani che si sono occupati di noi in regia e in radiovisione fino a poco fa. Benvenuti a Gabriella che ci segue dalla Sardegna, Enrico Aristarco e Massimo Alberti invece a Milano. 7:10 in punto, dicevamo, è il momento di Davide Giacalone, ben trovato. Buongiorno, buon sabato, eccoci qua. Buongiorno Davide, allora che belle oggi le prime pagine dei quotidiani in edicola, veramente dove spicca il tricolore, la prima del Corriere della Sera dedicata alle Olimpiadi di Tokyo, la giornata di ieri, un'Italia da record, e poi la prima di Repubblica, Fratelli d'Italia, La Stampa, l'oro d'Italia, oro oro oro, titola Libero, Desalu, Jacobs, Patta e Tortu centrano l'oro nella 4% e fanno la storia, scrive Repubblica, beffata per un centesimo la staffetta inglese, record di 38 medaglie, superata Roma 1960. E poi nelle pagine interne, sempre di Repubblica, c'è un'intervista a Giorgio Armani che a proposito delle Olimpiadi dice: dagli azzurri un messaggio di integrazione. A te. Allora, bellissima la giornata di ieri, straordinaria sui giornali, ed è inevitabile, quindi inutile diciamo così arricciare il naso, si sprecano le citazioni, la storia, il mito, la leggenda. Vedo che molti indugiano sul concetto non svegliateci della serie, questo è una cosa che può avvenire solamente in sogno, e cioè appunto dormendo. Però a ben vedere, diciamo che il successo straordinario, bravissimi, eccellente, che arriva da dove magari non te lo aspetti, cioè non avevi previsto che sarebbe potuto, oppure anche solo sperato ragionevolmente che ciò accadesse, non è proprio
di un'Italia che dorme e che quindi dicono svegliateci. E l'Italia, cioè l'Italia vera, cioè tutto sommato, ha ragione Armani in quell'intervista. Armani è uno che ha fatto la storia dell'immagine dell'Italia all'estero. E lui dice: mi sono emozionato a vedere quei ragazzi uniti che non guardano al colore della pelle, ma all'orgoglio di squadra e del paese che li ha accolti. E fa bene anche a non avere ipocrisie nel far riferimento al colore della pelle, perché giustamente questi ragazzi dicono: noi siamo italiani punto e basta, cioè perché continuare? Perché sono i figli di un'Italia diversa da quella del passato, un'Italia più aperta, un'Italia che si è integrata, un'Italia che si è mischiata, ed è un fatto enormemente positivo. Oggi su giornali viene ricordato un altro 8 agosto, molto, che sarebbe domani naturalmente, oggi è il 7, ma l'8 agosto del 91, quando una nave arrivò dall'Albania stracolma di persone a bordo. All'epoca c'era un governo di sinistra, il governo D'Alema, che tenne un po' più duro, l'esponente più importante della destra in quel tempo, Berlusconi, si commosse per questa gente che arrivava. Ci hanno cambiato la storia, ci hanno cambiato la realtà in Italia. In Italia, in Sicilia, esiste un posto che si chiama Piana degli Albanesi, tanto per dire, diciamo, che non erano passati per la prima volta. Un capo del governo in Italia, Francesco Crispi, era di origine albanese. Queste cose vanno un poco stemperate nella realtà. E nella realtà poi alla fine si riesce a correre e vincere la medaglia d'oro nella staffetta, come nella realtà ci sono fenomeni di delinquenza, di devianza, di irregolarità. Tutto questo va, diciamo, affrontato senza dormire, a occhi aperti, cogliendo se possibile il meglio, e ieri grazie al cielo è arrivato il meglio del meglio che si potesse immaginare, e combattendo il male e le devianze, senza bisogno di chiamare sempre in causa giudizi finali, perché effettivamente sono abbastanza campati per aria. Davide, cambiamo argomento. 24 ore fa è entrato in vigore il Green Pass, leggiamo dal referendum: a scuola in presenza col Green Pass, CISL, giustizia sommaria sul personale. Anche sul Corriere della Sera, rientro al lavoro, accordo in salita, Green Pass per le mense aziendali, e poi poco più sotto, il vaccino libera scelta. Qua i leghisti che marciano coi Novax. Ma insomma, in buona sostanza sì, oggi diciamo diversi quotidiani fanno una pagina o comunque dei pezzi sul travaglio intero leghista. Perché? Perché lo hanno manifestato quelli i parlamentari della Lega, in particolare ce ne sono alcuni che hanno detto: ma cioè, l'avere messo il Green Pass obbligatorio per determinate attività, si era cominciato con i sanitari, questo era già avvenuto da tempo, ma ieri è stato reso noto che anche per gli insegnanti. Questa, cioè, per noi della Lega è una sconfitta, perché noi eravamo contrari. Chi sono e quindi criticano il leader, criticano Salvini, dicendo: ti sei fatto battere, cioè, adesso che dobbiamo avere la faccia di dire che noi siamo contrari e fare una battaglia parlamentare. Chi sono questi parlamentari? Sono gli stessi che sono no euro. Adesso io non so se i parlamentari della Lega no euro, la Lega ci fece le magliette dicendo no euro, lo mise nello stemma no euro. Non so se si sono accorti che il presidente del consiglio del governo che loro appoggiano si chiama Mario Draghi, era noto nella loro bocca, era Mister Euro, cioè una specie di carnefice dell'economia italiana. L'economia italiana va benino grazie anche al governo Draghi. Quindi, diciamo, semmai sono loro a dover in qualche modo avere la faccia di dire: guardate, io ero no euro, ma adesso voto il governo più pro euro della solidarietà. E vabbè, e questa è una. Sul pass si replica in buona sostanza la scena del Movimento 5 Stelle sulla giustizia, cioè si comincia col dire: no, questa cosa non la farete, poi la si fa all'unanimità. La si fa all'unanimità, perché è passato all'unanimità col voto favorevole dei ministri della Lega. Poi dopo si dice: però noi non eravamo d'accordo. E poi non si fa nulla contro, perché figurati se uno si scolla e si toglie da dove si trova. E infine si minaccia la guerriglia parlamentare. È molto infantile, oltre ad essere anche molto noioso. Ripartiamo come detto dalla politica, pagina 19 della Stampa. Conte si prende la guida del Movimento 5 Stelle, poi il virgolettato e ora il programma di governo. Ci fa l'apertura il Fatto Quotidiano, che intervista
proprio l'ex premier Giuseppe Conte. Se il Movimento 5 Stelle avrà i voti, dice, cambierà la Cartabia. E ancora, nessuna divisione fra pro e anti Draghi, bene il premier sul reddito di cittadinanza, ok al Green Pass, ma non è risolutivo. Allora, intanto, diciamo, i dati della votazione hanno votato a favore di praticamente la metà degli aventi diritto, l'altra metà degli iscritti alla piattaforma, l'altra metà non è che non è uscita di casa per andare ai gazebo anziché al posto dove c'è, cioè non si è presa il disturbo neanche di accendere il computer e fare click. Sul numero dei votanti hanno votato 67.064 persone e i voti favorevoli a Conte sono stati 62.242, quindi siamo sempre nell'area plebiscito. E questa è una cosa ricorrente nei voti online del Movimento 5 Stelle, cioè poi alla fine quando si va a contare sono tutti della stessa opinione. Fino a qualche settimana fa c'era uno scontro totale tra Grillo e Conte, dopo qualche settimana sparisce la cosa, tutti della stessa parte. Perfetto, benissimo, diciamo, la fratellanza è una bellissima cosa. Davide, però il dato sì, politico è proprio questa intervista al Fatto, no? Se diciamo avremo i voti, se alle prossime elezioni avremo i voti, cambieremo la legge Cartabia, dice Conte, che fa cazzotti con quello che avevano detto, diciamo, 30 secondi prima, e cioè che loro sostenevano la legge Cartabia l'abbiamo approvata perché per tre quarti altro non è che la riforma Bonafede. Non è vero, naturalmente, cos'è, ma è questa, il fatto che la vorrebbero cambiare è la conferma che effettivamente quello che dissero poco prima non era del tutto vero. Posso riportarti un secondo sulla vicenda di Draghi e reddito di cittadinanza? Perché certo, la troviamo anche sulla prima di Libero, che oggi insomma pone l'attenzione. E poi andiamo anche sulla questione economica sul Sole 24 Ore. Su Libero oggi leggiamo: reddito di cittadinanza nel mirino di Draghi, l'idea è buona, la realizzazione no. Qual è l'idea? Per la verità, ecco, brava, qual è l'idea? Perché per la verità lui non ha detto l'idea è buona, la realizzazione no. Ha detto, non so se dovrà essere rivisto o ristrutturato, condivido l'idea di fondo, punto, fine, cioè il resto sono libere interpretazioni. Cosa significa? Allora, l'idea di fondo è chi non la condivide, aiutare chi è in difficoltà, cioè questo mi pare. Poi dice, come si fa ad aiutare chi è in difficoltà? Si dà il reddito? Ci sono delle storture che si sono create nel mercato che sono veramente altamente nocive, a causa del reddito di cittadinanza, del modo in cui è stato realizzato, e c'è anche il fatto che quel reddito è andato, per esempio, quando dice va a persone che hanno un reddito alto, quindi sono evasori fiscali, uno dice vabbè, ma ha truffato sull'evasione fiscale e adesso mi ritruffa chiedendomi il reddito di cittadinanza. Io non sapevo che fosse un evasore già ricco e quindi gli ho dato il reddito di cittadinanza. Ci sono molti esempi di questo che è successo. Ma quando arrivi a vedere che il reddito di cittadinanza viene dato a persone che sono in quel momento detenute, cioè dici, ma che razza di controlli avete fatto? Cioè, perché sapere se una persona è in quel momento detenuto non è che ci voglia un approfondimento, un occhio del fisco. Bastava semplicemente consultare una qualsiasi banca dati. È detenuto, cioè voglio dire, e l'abbiamo dato anche ai detenuti, così li manteniamo due volte, reddito di cittadinanza più vitto alloggio. Dicevamo, il Sole 24 Ore apre con questa notizia: l'industria risale ai livelli pre-Covid, l'indice della produzione cresce a giugno dell'1%, ripresa solida, fiducia al top, un autunno rosa. Allora, perfetto, il rosa è un colore bellissimo. Noi a giugno abbiamo fatto più l'1% di produzione industriale, che significa su base annua una crescita quasi del 14%. Bella roba, bellissimo, applausi a scena aperta. La Germania ha fatto a giugno un meno 1.3, sempre sul mese precedente, e su base annua una crescita del 5.1% nella produzione industriale, quindi alla miseria, cioè andiamo a una velocità che i tedeschi se la sognano. Però dobbiamo stare coi piedi per terra, cioè voglio dire, nel 2020 la Germania ha fatto meno 4,8, l'Italia ha fatto meno 9, forse bisognerà ricordarsi. Se la mettiamo su questo piano, la Spagna in termini di crescita di prodotto interno lordo per il 2021 dovrebbe fare un più 6,2, che è ben di più di quello che è previsto per l'Italia, che è un poco sopra o nell'intorno del 5%.
Però cioè, allora gli spagnoli, cioè noi andiamo più velocemente dei tedeschi, ma gli spagnoli vanno più velocemente degli italiani. Sì, ho capito, ma noi abbiamo fatto un botto nel 2000, nel 2020 del quasi 9%, loro hanno fatto del 10.8. Cioè è bellissimo essere ottimisti ed è il sale della vita, però bisogna, ripeto, stare con i piedi per terra. In più il Sole 24 Ore avverte nelle pagine interne, ci sono aziende in questo momento a caccia di 1.200.000 lavoratori. Adesso una parte di quelli che ci ascoltano stanno già rispondendo: pagateli di più, pagateli bene, che allora vedrai che li trovi. Cioè, diciamo, per carità, si possa anche mandare l'autista, la macchina con l'autista a casa. Però il punto è che siccome ci sono dei salari che sono ovviamente salari di ingresso, se io li sto cercando i lavoratori vuol dire che devono entrare, i salari di ingresso normalmente non somigliano ai salari d'uscita, sono un po' più bassi. Se l'essere quei salari che sono un po' più bassi del salario di stabilità, un po' più alti, poco più alti del reddito di cittadinanza o di altre sovvenzioni, ed ecco le storture, il risultato è che quello non viene a lavorare. Non viene a lavorare perché intanto dovrebbe darsi da fare per una differenza che non ritiene apprezzabile, e secondo perché magari sta già lavorando in nero e in evasione fiscale, ha pagato poco a integrazione del reddito di cittadinanza. Ecco perché, così com'è, il reddito di cittadinanza non va bene manco per nulla. Non c'è dubbio, ne abbiamo parlato molte volte in Non Stop News, anche all'indignato speciale. Allora passiamo e torniamo, per la verità, perché ci abbiamo aperto la rassegna stampa di oggi, ai titoli sportivi, le gioie delle Olimpiadi, dalle prime di oggi. Esatto, si parla proprio di questo sulla Gazzetta dello Sport. Volare, oro storico 4%, all'Olimpiade di Tokyo record di podi nell'azzurro dipinto d'azzurro. Altro giorno bellissimo per lo sport italiano, atletica mai vista, siamo a 5 trionfi e Marcel fa il bis. E poi invece sul Corriere dello Sport, 4 per sempre, una staffetta leggendaria, esalta l'Italia dei record. E infine però nel taglio basso si parla anche del mercato, Messi, Paris Saint-Germain è fatta, Lukaku, il Chelsea rilancia. Allora Davide, andiamo a pagina 23 della stampa, è una notizia che quando l'ho letta stamattina mi ha molto incuriosito. Apple a caccia di pedofili negli Stati Uniti, scansioneremo tutti gli iPhone, la società di Cupertino entra negli apparecchi per scovare foto di abuso. Ci sono dubbi sulla privacy, tema trattato anche dal Corriere della Sera nella stessa pagina, pagina 23, di spalla. Apple, i sistemi antipedofilia scatenano gli attivisti. A te. Allora, qui il tema è, diciamo, di buone intenzioni sono lastricate le vie per l'inferno, nel senso che chi sarebbe contrario, chi può essere contrario a utilizzare qualsiasi mezzo contro la pedofilia e la pedopornografia, perché tra l'altro la pedopornografia presuppone che prima su quei bambini si sono state esercitate delle violenze inammissibili e semplici, disgustose anche solo da potersi immaginare. Però il punto è un altro, cioè quando si dice deve essere utilizzato qualsiasi mezzo, si intende qualsiasi mezzo nelle mani di un'autorità pubblica, perché un'autorità pubblica comunque risponde di quello che fa. E poi sai, voglio dire, se uno prende un oppositore politico o uno che rompe le scatole e dice allora io adesso facciamo così, gli do del pedofilo e lo tolgo dalla circolazione, calma, l'autorità pubblica deve in qualche modo rispondere, poi ci sono i tribunali. Se una società privata dice adesso noi scannerizziamo tutti gli iPhone, tutti gli iPad, tutti gli iPad, eccetera eccetera, che visto che sono tanti, cioè tutti i terminali che potete, la nostra, e perché noi siamo impegnati contro la pedopornografia, bravissimi, complimenti, quindi passiamo al setaccio tutto quello che voi, che vi abbiamo venduto e che voi avete in mano, e uno dice no scusa, fai un'altra cosa, manda una lettera al procuratore e digli noi siamo pronti a fare questo per quella tipo di badà. Lei è d'accordo, ci manda qualcuno che viene a controllare, perché sennò, come dire, l'idea che siccome ho comprato una roba tua tu sei autorizzato a controllare quello che c'è dentro, sia pure alla fin di bene contro la pedopornografia, beh, entra in un territorio molto ma molto pericoloso. Anche perché poi cosa dovrebbe accadere? Parte una denuncia da parte di parte una denuncia. Ma chi decide cosa è? E appunto, è evidente. Poi dopo devi produrre queste cose davanti a un procuratore che deve portarle davanti a un giudice, se no che fai? Dai la multa.
Davide, il titolo della verità, vengono celebrati ovviamente gli ori dell'Italia alle Olimpiadi mostruosi e poi spunta pure la gogna di Stato per gli alunni non vaccinati, si torna a parlare di Green Pass. Noi torniamo nelle pagine interne della Repubblica, siamo a pagina 27 dall'estero, pioggia di razzi su Israele, Hezbollah alza il tiro, li abbiamo lanciati noi, dal Libano 19 attacchi contro lo Stato ebraico. Sì, dicono anche appunto che la popolazione civile libanese si ribella a tutto questo. Il Libano è stato distrutto, il Libano era, diciamo, considerato la Svizzera del Mediterraneo, un paese ricco, un paese benestante, un paese felice, un paese in cui le spiagge erano gremite di persone. È un paese distrutto, alla fame, senza energia elettrica. Perché? Perché c'è un'organizzazione terroristica denominata Hezbollah, che ha preso sede in quel paese come un tumore maligno all'interno del paese, e siccome pagano perché sono appoggiati dall'estero, pagano perché sono finanziati per continuare a tenere in pericolo l'esistenza di Israele, hanno completamente distrutto quel paese e da ultimo, ma non è in continuazione, non hanno mai smesso, lanciano attacchi missilistici su Israele. Questa roba dovrebbe essere all'attenzione non solo della popolazione civile libanese, quello, diciamo, è comprensibile del minimo, dovrebbe essere all'attenzione della comunità internazionale, perché non c'è dubbio che si possono rappresentare, e ci mancherebbe altro, gli interessi del popolo palestinese, ma quegli interessi del popolo palestinese non hanno niente, ma niente, niente a che vedere con quel che sostengono e fanno organizzazioni terroristiche come Hezbollah e Hamas. E questo è bene precisarlo. Davide Giacalone, termina qui la rassegna stampa di oggi, ti ritroviamo domani mattina puntuale alle 7:10, intanto buona giornata. A domani e intanto buona radiovisione a tutti. Allora, sui social si parla molto dell'estate dei politici, lo si fa ogni anno, però quest'anno a fare i titoli dei giornali è la scelta di Mario Draghi, che lo ha detto apertamente: io sono sempre qui, della serie non vado in vacanza, non parto, e subito il web ha iniziato a ricordare altri suoi predecessori che in qualche maniera passavano l'estate, sì, lavorando, però cercando di mitigare con momenti di relax. C'è un caso emblematico, per esempio quello di Parri, che aveva una brandina nel suo ufficio al Viminale. Giorno e notte. Esatto. Salve a tutti. Ariete, sarete sensibilissimi alla seduzione, all'avventura, che sia soprattutto fisica, materiale, ma attenzione a non prendere una bella scottatura. Toro, Venere vi renderà, voi del Toro, davvero sexy, quasi irresistibili. Molte quindi le occasioni. Gemelli, sentirete un immancabile bisogno di stimoli intellettuali, di curiosare tra situazioni e libri, scoprendo cose nuove. Cancro, vi piacerà divertirvi e movimentare un presente altrimenti troppo scontato. Occhio però alla tentazione del tradimento. Leone, più si viaggia, più si impara, ragion per cui avrete già la valigia pronta per una bella vacanza, breve ma coinvolgente. Vergine, effetto di una bella gita condivisa con persone più o meno conosciute, e la destinazione? Bene, saranno luoghi d'arte e di cultura. Bilancia, avrete per caso intenzione magari di godervi una bella giornata frenetica? Bene, allora avrete tutte le energie necessarie per farlo al meglio. Scorpione, ci sarà una buona occasione per rimettervi in forma, magari però cercando di evitare le ore più calde. Sagittario, farete una visita a dei familiari che non vedete da tempo. Il sole aumenterà la voglia di riabbracciarli. Capricorno, non vedete l'ora di chiudere la porta di casa e partire all'avventura per un bel viaggio on the road, eh? Acquario, sereni e rilassati, la mente spazierà libera verso orizzonti azzurri, sarete già in modalità vacanze. Pesci, le energie non saranno al massimo, la ragione starà nel fatto che avete bisogno di fermarvi per rilassarvi anche un pochino sotto il sole, un po' di abbronzatura. Per concludere vediamo quali sono i segni fortunati: Ariete, Cancro, Vergine, Capricorno e Acquario. È davvero tutto. Firmato da Adele Procasca.
E grazie, grazie ad Adele Procasca e a Fabiana Viola per l'oroscopo di oggi. 7:41 minuti, siete su RTL 102.5. Torniamo ai social, Massimo, e restiamo sul tema di prima, le vacanze dei politici, ma anche i politici staccano visti, no, d'estate. Esattamente, citavamo Parri che in qualche maniera si era fatto mettere questa brandina in ufficio, così insomma poteva alternare i momenti di lavoro a quelli di relax senza dover andare via. Però poi c'era il caso, lo seguivamo, quello di Silvio Berlusconi che si trasferiva in smart working a Villa Certosa. Uno smart working, guarda, i paparazzi hanno proprio ripreso tutto lo smart working di Berlusconi. Tutto. Torna allo spazio dedicato ai più piccoli, ai bambini, e ritroviamo la nostra ospite, la dottoressa Antonietta Auriemma, ex primario del reparto di neonatologia e terapia intensiva dell'ospedale Bolognini di Seriate, terapia intensiva evidentemente neonatale. Buongiorno dottoressa Auriemma, ben ritrovata. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Eccoci dottoressa, oggi parliamo delle piccole, lasciamo perdere i grandi problemi perché ne parliamo già fin troppo, parliamo di quelle piccole insidie vacanziere quando si parte con i bambini, magari in queste nelle due settimane centrali di agosto in tanti partiranno e devono organizzare anche quello che per quanto mi riguarda è un beauty case che pesa 10 kg, è una piccola farmacia per andare incontro ai piccoli problemi che ci possono essere con i bambini. Penso a un'insolazione, penso a una puntura di un insettaccio che non si capisce bene che cos'è e magari può arrossare e gonfiare. Che cosa può accadere ai bambini, a cosa dobbiamo stare attenti e magari quali sono i piccoli farmaci e che possiamo, quelli da automedicazione che possiamo metterci in valigia? Ok, allora sicuramente la vita all'aria aperta, vita al mare dà occasione per questi piccoli accidenti. Allora, parliamo magari prima, che ne so, delle punture di vespe, api, non so, tafani e magari di meduse, ogni tanto capita sulla spiaggia che qualcuno adulto, ecco. Allora, di fronte a queste, diciamo, punture, soprattutto di vespe, che cosa fare? Beh, innanzitutto controllare l'area dove si vede che pian piano compare un ponfo. Se vogliamo e se abbiamo a disposizione una piccola disinfezione con un disinfettante topico locale, e poi se la reazione è diciamo da locale un pochino più estesa, si può mettere del ghiaccio, dell'acqua fredda, soprattutto del ghiaccio, e aiutarsi con qualche diciamo gel, pomata antistaminico o qualche pomatina al cortisone. Tenere d'occhio la estensione del ponfo che non superi delle aree estese di cute, o che non ci sia invece una reazione più estesa sia sulla cute o talvolta purtroppo anche diciamo una orticaria diffusa, per cui il rossore compare su tutto il corpo con ponfi simili alle punture di zanzara. Qui sicuramente da sollievo l'acqua fredda, il ghiaccio, il gel, ma magari pensare anche di contattare di fronte a una reazione più estesa il medico, un pronto soccorso per una terapia per bocca, per esempio. Dottoressa, io ricordo, mi scusi se mi permetto, insomma, ricordo dei mal di orecchie indescrivibili dopo il primo bagno in mare. Tipicamente da bambini con annesse urla e disperazione. Come prepararsi a questo, a questa evenienza? Ma allora sicuramente evitare che i piccoli ragazzini così appena arrivati facciano dei gran tuffi quindi in acqua, perché il nuoto in sé non dà questi problemi, salvo che non ci sia nel piccolo una predisposizione per una questione di fragilità in gola, nel naso, non ci siano tonsille, adenoidi ingrossate che predispongono a uno stato di infiammazione dell'orecchio medio. Quindi una predisposizione a delle infezioni o infiammazioni chiamate appunto otiti. Che fare? Sicuramente asciugare un pochino bene l'orecchio all'interno senza però l'uso di cotton fioc, di tamponcini eccetera, e poi evitare appunto tuffi e anche soprattutto dei colpi di aria, cioè l'esposizione con l'orecchio bagnato a magari giornate ventose, proteggere magari
pochino, soprattutto i più piccoli, dà a queste esposizioni. O anche l'aria condizionata, stiamo attenti talvolta, magari. Gli sbalzi di temperatura, per cui il passaggio da un ambiente molto caldo ad un più freddo può esporre a questi accidenti infiammatori, su cui magari poi si può sovrapporre anche una piccola infezione. Certo. Esistono queste gocce auricolari che possono essere lenitive o a base di medicamenti antinfiammatori o addirittura talvolta anche antibiotici. La cosa che deve preoccupare è se questo diciamo mal d'orecchi non passa facilmente o diciamo nell'arco di poche ore o di una giornata, che non ci sia uno scolo dall'orecchio di materiale biancastro o giallastro, perché allora lì c'è un po' una complicazione di questo stato. E allora anche in questo caso meglio cercare la guardia medica, il pronto soccorso, è il caso di farlo. Dottoressa Ariemma, grazie per l'intervento di questa mattina, è stata chiarissima come sempre. Buona giornata, grazie. Buon Ferragosto a voi. Grazie. Siamo già a buon Ferragosto. Sì, un attimo è Natale. Manca una settimana, esattamente, insomma, un po' di più, ecco, 8 giorni. A partire da oggi. Ma vedi che lo fanno apposta a metterti tutta sta gente in falsetto, Loni? I Supertramp, Goodbye Stranger, dal 1979 a chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Oh, molto bene. Nella prossima apriremo con lo sport, parleremo di MotoGP perché riprendono le gare, allora ci collegheremo con il nostro inviato speciale Max Biaggi e poi parleremo delle sagre, grande classico estivo, però insomma quest'anno andremo a capire come stanno andando le cose. Poi le Olimpiadi. Punto Olimpiadi sulle sagre, gran casino, sintetizzo, per il Green Pass, perché alcuni sono riusciti a organizzarsi, altri no e hanno annullato tutto. A tra poco. Apriamo la pagina dell'almanacco del giorno. Oggi 7 di agosto, assembramento di santi, San Donato, San Gaetano e Santa Mafalda, tutti col Green Pass. Buon compleanno a Gerry Scotti, sono 65 anni per lui, 50 anni invece per Gianluigi Paragone e 60 anni per il sindacalista Maurizio Landini. Frase di oggi, Loni. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine, vivere, sfogliarli a caso e sognare. Schopenhauer. Oh, il sogno di molti era quello che riprendessero presto le gare di MotoGP. Noi ci siamo e allora ci colleghiamo con l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Buongiorno Max, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene? Sul pezzo, pronto? Molto bene. Allora, Gran Premio di Austria. Senti, ma quando è arrivata la notizia del ritiro di Valentino Rossi, tu eri già lì sulle piste o eri a casa bello tranquillo sul divano sotto l'aria condizionata? La seconda. Ecco. No, a parte le battute, ho letto un bellissimo post che hai scritto nelle scorse ore per il ritiro di Valentino Rossi, dove hai celebrato la grande, grandissima rivalità che avete sempre avuto e hai sottolineato il fatto che tutti e due volevate sempre vincere, quindi non è che si potesse essere amici, però è stato molto bello quello che hai scritto. Sì, beh, perché ho detto in poche righe quello che è il mio pensiero e ovviamente era, secondo me, doveroso rendergli omaggio in questo giorno importante. Ci sono passato prima di lui, il momento di ritiro è quel momento in cui uno sportivo non vorrebbe mai accettarlo, no? Però c'è un tempo per tutto e poi alla fine ti tormenti tanto prima di dire quella parola ritiro, però alla fine la somatizzi e riesci a farlo, ecco, cosa che ha fatto ieri appunto Rossi, dicendo appunto che ha detto basta dopo tanti anni e tantissime vittorie. Certo, veramente insomma, una notizia che ha colpito tutti, sono tanti messaggi che arrivavano, il tuo ricordava Barbara molto bello, mi permetto anche di segnalare quello dell'amico, ancora prima che artista, Vasco Rossi, che ha detto Valentino resterà il campione di tutti i tempi. Allora veniamo al, come dicevamo, al Gran Premio d'Austria, riprendono le gare, chi c'è davanti a tutti dopo le seconde libere? Allora, sono state delle prove un po' strane, perché la mattina le prime prove erano asciutte, poi è venuto l'acqua, dunque con il bagnato i tempi sono stati ovviamente più lenti. Dunque hanno preso ovviamente quelle della mattina, dove c'è una onda davanti a tutti, c'è Nakagami e Mir e Spargarò con Aprilia in terza posizione. Diciamo che i big non hanno fatto niente di speciale, diciamo che sono tutti dalla sesta posizione e a scendere. C'è Marquez settimo, c'è Quartararo ottavo, il primo italiano è Bagnaia, dunque è tanto indietro, però come ho già detto, il pomeriggio doveva essere quel turno che faceva un po' la differenza, è venuta l'acqua, dunque oggi
stamattina già vedrai che nell'FP3 già i valori cambieranno ancora. Senti, come sta andando invece il tuo Max Racing Team? Ma noi abbiamo iniziato bene, bene, devo dire bene, perché Romano è stato sempre in testa fino agli ultimi minuti, poi alla fine è sceso in quarta posizione, dunque molto bene come avvio, e Fernandez è tredicesimo, anche lui non male. Però ripeto, oggi c'è un sole pazzesco qui, siamo venuti che faceva solo 14 gradi, però in qualifica vedrai che c'è sempre quel pizzico in più, è tutta da vedere, avvincente, dunque non mancate. Molto bene, allora in bocca al lupo, ma tanto sai che abbiamo un filo diretto, quindi su RTL 105 ci sentiamo molto spesso e seguiremo anche il tuo team, Max Racing Team. Grazie a Max Biaggi, a prestissimo. Grazie. A domani. A presto, a voi. Ciao. Tra, io sono contenta di avervi qui a lavorare, perché sapete... Che bello, complimento. Sì, sì, perché vi dopo, pago io di tasca mia. Ma, dopo quanti giorni? E non mi costate così tanto. No, frustate, delle frustate, ci paga con quelle. No, però sui social si sta parlando recentemente di alcune stime che riguardano, lo sapete, Elon Musk, ne parlavamo anche ieri, il grande miliardario, che in qualche maniera pare che praticamente guadagni talmente tanto... Ecco, dillo. Lo dico... Ecco, un italiano guadagna in 26 anni quello che lui guadagna in un minuto. Queste sono le stime in che vengono condivise sui social. 26 anni rispetto a un minuto. Abbiamo accennato, anticipato poco fa, vogliamo parlare, entrare nella realtà delle sagre, insomma, che nella stagione estiva, no, di solito, Barbara, trovano la loro cornice perfetta. Assolutamente. No? E quest'anno, insomma, anche loro sono frenate. Con l'introduzione del Green Pass, anche loro, così voglio dire, quasi all'ultimo minuto, hanno dovuto in qualche modo organizzarsi. Alcune città hanno deciso di farle saltare perché probabilmente non sono riuscite a organizzarsi, altre invece le faranno. Va anche detto che per alcuni centri magari piccoli turistici italiani certe sagre sono il motore economico dell'estate, quindi il fatto di farle saltare vuol dire non far guadagnare niente a chi lì lavora. Ne parliamo con il presidente dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia, il dottor Antonino Laspina, benvenuto e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno presidente Laspina. Allora, è vero che, e lo ricordavamo, adesso con il Green Pass è possibile organizzare queste iniziative, e ok, però insomma diciamo che per organizzare quelle belle, quelle importanti, quelle magari anche ampie che coinvolgono e continuano per più giorni, insomma si tratta di una macchina che si deve mettere in moto mesi e mesi prima, se non addirittura un anno. È arrivato troppo tardi, quindi, la regolamentazione delle sagre con il Green Pass? Beh, diciamo che è arrivata sì un po' troppo tardi, ma soprattutto è arrivata senza aver magari sentito in modo concreto chi opera direttamente per organizzare le sagre. Prima Barbara parlava, sì, se ne fanno tante. Io, tanto per dare qualche numero, in Italia solo sagre, nel dati pre-Covid chiaramente, noi organizzavamo 20.000 sagre, e per parlare un ritorno di quello che proprio portano le sagre, noi portavamo sui territori 2,1 miliardi di euro con quasi 45 milioni di visitatori. Ecco, questi sono i numeri delle sagre. Per tornare a quello che dicevi tu, il problema di dover bloccare delle città a volte, perché in molte occasioni le nostre sagre vengono organizzate nei centri storici, e quando parliamo di centri storici parliamo di luoghi in cui creare un aspetto di accesso e quindi di verifica dell'accesso è veramente impossibile. Quindi d'accordo sull'utilizzo del Green Pass, però entriamo e caliamoci nella realtà di quello che viene organizzato. Però, no? Mi perdoni presidente, le chiedo una domanda, ma proprio a livello di curiosità. Ho sentito di alcune fiere agostane, non stiamo parlando proprio di sagre, ma di fiere, quindi grandi mercati, che sono state sospese per questa cosa del Green Pass. Però mi risulta che il mercato, quello settimanale, venga fatto senza Green Pass. Esatto. Queste sono a volte le contraddizioni, così come su tutta la normativa sulla sicurezza i mercati rionali, diciamo tutti i mercati, non hanno le restrizioni che normalmente hanno le sagre o gli eventi in particolare.
Sono alcuni aspetti, perché poi nel nostro caso, siccome la sagra comprende una serie di attività, perché oltre al mercatino magari c'è l'evento musicale, c'è l'esposizione, c'è un po' di tutto, allora in quel caso scattano un po' tutte le restrizioni. Ripeto, questo tasto l'avevamo già toccato per quanto riguardava la questione legata alla sicurezza, che era già una problematica che aveva fatto saltare nel 2019 la bellezza di 2500 eventi nel giro di un mese, ecco, nell'entrata in vigore. Adesso credo che abbiamo circa un 3% di attività in questo momento sospese, uh-huh, o che non partiranno. Certo. Considerando che già da una rilevazione che abbiamo fatto proprio sul periodo Covid, noi abbiamo nel 2020 già lasciato l'80% delle sagre a casa, ecco, fermato. Quello significa fermare l'animazione, fermare le persone che si muovono, fermare un'economia. Fermare l'economia, la parola chiave poi è quella. Non c'è dubbio. In molti piccoli centri significa anche bloccare la vendita di prodotti tipici che viene effettuata grazie è evidente, lo ricordavamo in apertura, la speranza è che, insomma, adesso che c'è il Green Pass si possa fare una sola cosa, cioè quella di tornare a programmare, perché veramente il nostro paese possa ripartire anche da quelle bellissime iniziative fatte da voi, che insomma fate un lavoro importantissimo. Le Proloco d'Italia valorizzano il territorio come nessun altro. Grazie al dottor Antonino Laspina, presidente dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Prestissimo, buon lavoro. Grazie a voi. E celebriamo questi azzurri straordinari alle Olimpiadi. Ieri è arrivato anche loro nella staffetta. Ne parliamo con Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport e direttore di Sport Week. Buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Bergonzi. Allora, insomma, stamattina ci siamo svegliati, abbiamo letto i quotidiani, a cominciare evidentemente dalla Gazzetta dello Sport. Che bello vedere quei tricolori sparsi per le prime di oggi. Chi se lo aspettava questo trionfo? 38 podi e 10 medaglie d'oro, con dei record veramente incredibili superati. Ma guarda, le aspettative prima di queste Olimpiadi erano alte, ma nessuno poteva mai prevedere successo tale, soprattutto nell'atletica leggera. Con i responsabili dell'atletica del mio giornale, della Gazzetta dello Sport, con colleghi molto molto competenti, ci chiedevamo quante medaglie avremmo potuto prenderle nell'atletica, e la risposta era forse una con la Palmisano nella marcia. Ecco, la medaglia di ieri era l'unica che in qualche modo era stata prevista, ma chi si poteva immaginare che Jacobs vincesse i 100 metri, che Tamberi vincesse il salto in alto, che vincessimo la 4% e tutte e due le marce da 20 km. Ecco, ci scopriamo di colpo di essere i più veloci del mondo. Ecco, la cosa divertente è che appunto siamo velocissimi, qui sono fioccate sui social, li avrei visti anche tu, le battute sui vaccini, pare che il merito sia dei vaccini di Pfizer, di Moderna, e non è solo il 5G, qua abbiamo iniettato qualche cosa e non è doping, attenzione, perché poi c'è anche questo sospetto, queste rotture di scatole, Pier, tutta estate che ce lo sentiamo dire, dall'Eurovision Song Contest con i Maneskin e la vittoria degli europei, oggi anche voi siete un po' cattivelli sulla prima della Gazzetta, il calcio e la staffetta, inglesi ancora beffati, estate da incubo. Però ci sta, ragazzi, questi continuano a rosicare, ma accidenti. Questa è una fotografia, cioè abbiamo battuto gli inglesi nel campionato di calcio. Ieri un inglese si è fatto rimontare da uno straordinario torto e cominciano loro a sentirci un po' come la loro bestia nera. E quanto ai vaccini, quelle sono battute, ma che certo. Fanno. La verità è che probabilmente noi siamo tra quelli che sono riusciti a convivere meglio, a programmare meglio questa Olimpiade strana, perché comunque sapete che è un'Olimpiade rinviata di un anno e gli ultimi 18 mesi sono stati complicati per tutti, noi tra i primi perché siamo stati quelli che hanno avuto più problemi, ma siamo quelli che si sono organizzati e hanno reagito meglio, probabilmente. Quello che sta accadendo è un piccolo manifesto della nostra capacità di organizzare e programmare. A volte noi stessi non ci rendiamo conto che nel mondo siamo comunque
qualcosa di importante. Pier Bergonzi, non c'è dubbio su quest'ultimo concetto, però è altrettanto vero che noi oggi, e giustamente, non potrebbe andare diversamente, sventoliamo il tricolore, sui giornali di oggi siamo insomma, molto celebrativi ed è perfetto così, però ci ricordiamo tutti che dopo la prima settimana di queste Olimpiadi di Tokyo 2020, beh insomma i piazzamenti c'erano, forse mancava quel guizzo per gli azzurri e sono cominciati subito i processi agli atleti, al CONI, come dire, c'è anche una lezione che possiamo imparare da tutto questo? Ma sì, certamente, la lezione è quella di aspettare che almeno la partita sia finita, no? Di arrivare in fondo, perché a volte nel primo tempo si può far fatica, poi si esce nel secondo alla grande. Allora, qual è il problema? Che noi siamo abituati storicamente ad avere tanti ori e tante medaglie nella prima settimana, che ai Giochi Olimpici è solitamente la settimana del nuoto e della scherma. Uh-huh. Nuoto, scherma, tiro. Tre sport nei quali, almeno nell'ultima Olimpiade, eravamo sempre ricchi di medaglie. Quest'anno sì. Invece la scherma, il nuoto e il tiro purtroppo non hanno portato medaglie d'oro. Non è che non abbiano portato medaglie, perché dal nuoto sono venute 6 medaglie. Sì, ma mancava l'oro che poi a sorpresa, come dicevamo in apertura, è arrivato ma con grandi risultati dall'atletica. Pier, ti dobbiamo salutare perché è finito il tempo, staremo veramente ore a parlare, ma avremo tempo magari per fare poi il bilancio nei prossimi giorni. Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta e direttore di Sport Week, grazie per questa chiacchierata, buona giornata. Oggi il nostro Sport Week è tutto dedicato alle Olimpiadi anche. Grazie mille. Molto bene. Grazie, ciao. Grazie. Allora, numero da sfogliare, Sport Week della Gazzetta dello Sport. Allora, è il momento di aprire una pagina dedicata alla strettissima attualità. Ieri lo avete sentito nei notiziari e lo avete vissuto, il debutto delle nuove regole del Green Pass. Ne vogliamo parlare con Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero, già collegato con noi. Buongiorno Moretti. Pronto, buongiorno. Eccoci buongiorno. Qui, oggi anche voi aprite con il trionfo ovviamente alle Olimpiadi e poi un focus sul Green Pass, soprattutto nel mondo del lavoro e dell'università. Potrebbe creare dei problemi? Ma qualche problema lo creerà certamente, come ogni cambiamento d'abitudine, e questo certamente è un cambiamento d'abitudine importante, insomma, no? D'altro canto devo dire che poi i primi giorni sono quelli in cui ovviamente si sconta questo nuovo comportamento da tenere, questo nuovo atteggiamento, diciamo, da conservare come elemento di vita della nostra vita quotidiana. Credo che poi ci abitueremo, credo che anche qualche categoria che in questo momento magari finisce sui giornali per le criticità o qualche criticità che la questione crea, voglio ricordare che per tanto tempo quelle stesse categorie, molto spesso l'avrete sentito se andate a rivedere le rassegne stampa, protestavano perché non c'era il Green Pass per consentire per esempio l'accesso ai propri locali. Mm-hmm. Oggi che ci sta, insomma, sinceramente trovo abbastanza, a volte un pochino accessorio questo tipo di protesta. Io lo chiamo il protestificio, no? Cioè quello che comunque sia non va bene, insomma, comunque sia invece l'Italia tutta l'Olimpiadi in qualche maniera lo stanno a dimostrare, ma io direi il sistema paese ha dimostrato grande resilienza, grande capacità di affrontare situazioni davvero molto molto pesanti. Gli atleti che vedete vincere adesso, ovviamente come molti atleti del mondo, ma non di tutto il mondo, ha affrontato le chiusure tra le più rigide, direi, del mondo, forse addirittura le più rigide del mondo, e quindi questo lo dobbiamo sapere. La crescita del paese, la ripartenza del paese è più forte rispetto a quella di altri paesi, anche questo noi lo dobbiamo sottolineare. Per esempio, per quanto riguarda questo discorso del Green Pass nei luoghi di lavoro, io se fossi qualcuno a tutela del lavoro, chiederei la maggiore sicurezza possibile, e in questo momento, per quelle che sono le situazioni date, per quello che mi pare di capire, forse la migliore delle tutele possibili sia che più persone siano vaccinate, più persone possano disporre del Green Pass, e se a quel punto si dispone del Green Pass, perché non poterlo mostrare? Non c'è dubbio, visto che insomma regolerà a breve anche i trasporti, la già citata scuola, la ripresa delle lezioni a settembre. Sempre sulla questione del Green Pass al lavoro, però è giusto che i singoli datori di lavoro appunto vadano in ordine sparso?
perché questo va contro la prima cosa che ha detto il Premier Draghi ai tempi, no, qualche settimana fa, della proposta iniziale di Confindustria di abbiamo il Green Pass, usiamolo anche per il rientro in ufficio, ad esempio. Diciamo che le parti sociali, come dire, gonfiano molto il petto, poi quando c'è da passare al pratico, poi le grandi categorie di associazione, poi alla fine si trovano che i loro associati fanno il passo che magari avrebbero dovuto fare loro come associazione, perché il singolo datore di lavoro si preoccupa ovviamente della propria situazione, nessuno meglio di lui conosce i conti della propria azienda e quanto una ulteriore frenata possa costare a livello di occupazione, a livello di esistenza stessa, per molti di loro significa fallire, quindi insomma stiamo parlando di un evento totalmente traumatico. Quindi ho l'impressione che queste categorie dovrebbero un pochino più rapportarsi con la maggioranza dei loro associati piuttosto che con la minoranza, in alcuni casi la risibile minoranza, perché insomma il principio democratico tutela certamente le minoranze, ma tutela pure le maggioranze. In un minuto, Alvaro, c'è questa vicenda degli hacker a cui si sta dando la caccia, che sono entrati nel sistema vaccinale della Regione Lazio, è finito letteralmente nel tritacarne il dipendente che era in smart working e dal cui computer poi sarebbe partito tutto. È stato ricoverato in ospedale, dice, io sono nel tritacarne. Mi sento, devo dire, molto male, il ritorno, però ho capito che parliamo dell'hackeraggio, sì, della Regione Lazio. È che c'è molta distanza tra la capitale e la Sardegna. Noi siamo, c'è il mare in mezzo, è per io quello. Io non dico dove sono in realtà, però siamo un po' più vicini, per quanto ci sia sempre un mare tra di noi, però insomma, adesso mi sento meglio. No, dicevo, è finito in ospedale il dipendente di Frosinone, che era in smart working. È tutta colpa sua. No, non è tutta colpa sua, appunto. È tutta colpa, quello abbiamo visto, cioè, lui se la sente, adesso al di là è chiaro che non... L'hanno messo alla gogna, poraccio. Lo capisco da un certo punto di vista, però devo dire anche che forse questa vicenda deve essere veramente un grande ammaestramento per tutti quanti noi, perché alcuni dei comportamenti che ha messo in atto il dipendente probabilmente li mettiamo in atto anche noi. Siamo davvero molto poco protetti, dobbiamo cominciare a entrare in questo 2021, insomma, c'è, cioè, che non siamo più all'età della pietra, noi sentiamo ancora gente che fa fatica magari se tu gli mandi, cioè non, per esempio nelle nostre scuole non si insegna il coding, che è ormai un sistema di, diciamo, è proprio di alfabetizzazione banale. Noi non possiamo più permetterci tutto questo, perché anche i nostri monumenti, per quanto antichi, noi li proteggiamo dobbiamo proteggerli anche da quel punto di vista lì, perché appunto entra un hacker, un sistema di controllo di un grande monumento e il monumento non è fruibile, e quindi la tutela non dipende dall'archeologo soltanto, certo, ma dipende anche da chi gestisce un certo tipo di sistemi, e lo smart working per troppi è diventato un alibi di disattenzione, diciamo, sì, di presa di, diciamo, di contatto con il lavoro, diciamo, meno rigorosa. Insomma, e questo non va bene. Questa vicenda ha qualcosa da insegnarci, no? Ci sembra di capire, sì, ma anche nel nostro quotidiano, sì. Basti pensare a tutti i dati che noi ogni giorno diamo in pasto alle piattaforme, e insomma, se non impariamo. Sì, esatto, a proposito del Green Pass, no? Tanti dei critici, ovviamente, hanno da avanzare critiche sulla privacy, eccetera, eccetera, però la loro privacy lo stessi la violano in qualsiasi maniera, perché molto spesso mettono quei messaggi su social dove c'è bisogno dei loro dati e molto spesso loro accettano e assolutamente. Sinceramente, meglio vaccinati e magari con qualche momentino di privacy meno, però attenti dal punto di vista soprattutto del lavoro, perché quelle banche dati che voi utilizzate sono banche dati che possono diventare che restano a disposizione. Il in tempo purtroppo è scaduto, distribuiamo, dice direttore, un libro sui gialli di Roma. E la prima storia che raccontiamo è quella di Polghetti III, il famoso rapimento del 73. Allora, adesso il rapimento non si fa più con le persone tagliandogli le orecchie. In questo momento, come avete visto, i ricatti arrivano in un'altra maniera. È un rapimento dell'identità digitale. Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero, grazie, buon lavoro. Alvaro Moretti, grazie, che non ha fretta, è proprio in ferie. Ci sentiamo molto presto. Arrivederci, grazie. Stevie Wonder, Master Blaster, a chiudere questa puntata di Non Stop News.
Grazie che si è occupato di noi, regia in radiovisione. Arriva la famiglia, divertitevi. Noi torniamo domani puntualissimi. Grazie Enrico Galletti. Grazie Barbara Sala a Milano, i nostri registi. Grazie a Pio Ingegno e Ricky Aristarco. In Sardegna grazie a Gabel Guagliù. Stop News torna domani alle 6. Arriva la famiglia. Ciao. Ciao.